notizie di corridoio danno per certo l'esonero di Allegri dopo l'ultima partita di questa sera. Ma prima di continuare ti invitiamo ad iscriverti al canale ed attivare la campanella per restare sempre aggiornato. La Juventus si trova in una fase delicata. Il rendimento della squadra ha deluso una parte dei tifosi che considerano Allegri il principale responsabile di questa stagione disastrosa. La questione sullo stile di gioco della Juve, che non soddisfa nessuno e non ha portato a nessun titolo, verrà discussa alla fine della stagione. Ci sarà un incontro tra lo staff tecnico e la dirigenza che segnerà il futuro di Allegri alla Juventus. Nel frattempo emerge un indizio sui social riguardo al destino dell'allenatore livornese. La partita contro l'Udinese di questa sera sarà l'ultima della stagione per la Juventus e molti sperano che segni la fine dell'era Allegri. La decisione del club sarà presa solo la prossima settimana dopo l'incontro tra Calvo, Scannavino e l'allenatore. Nel frattempo, trapelano le prime indiscrezioni sull'umore dei tifosi. Un supporter molto noto su Twitter, Edoardo Mecca, attore, comico e influencer juventino, ha espresso il suo parere sul futuro di Allegri alla Juventus per la prossima stagione. Attraverso il suo account Twitter ha inviato un messaggio chiaro e inequivocabile alla società riguardo al destino dell'allenatore. Il suo parere è stato condiviso e commentato da molti tifosi juventini che condividono pienamente il pensiero di Mecca su Allegri. Non si può decidere di tenere un allenatore solo per via di un contratto. Non terrei mai un allenatore solo perché è legato a un contratto milionario. Per me sarebbe un grave errore. Preferirei non acquistare altri giocatori. Questa è l'opinione dello speaker di 105 Open Club. La richiesta alla società è chiara: esonerare Allegri e cambiare allenatore alla Juventus. Questo appello è stato condiviso da moltissimi tifosi che la pensano allo stesso modo di Mecca e non vogliono più vedere Allegri in panchina. Un eventuale esonero di Allegri dalla Juventus potrebbe costare al club ben 30 milioni di euro, in quanto il suo contratto scade nel 2025. La Juventus sta valutando la situazione e la prossima settimana sarà di grande importanza per il futuro di Allegri. L'allenatore, come sappiamo, ha altri 2 anni di contratto con la Juventus, ma in estate potrebbero svilupparsi nuovi scenari. Allegri starebbe trattando la buona uscita con la Juventus. Un passaggio che dunque porterebbe al divorzio anticipato tra le parti e con il club che a quel punto dovrebbe ingaggiare un nuovo allenatore per la prossima stagione. Voi cosa ne pensate sulla vicenda? Fatecelo sapere nei commenti. Arrivederci al prossimo video.